Allora, abbiamo visto questo famoso allineamento, lo rivediamo velocemente. Questo allineamento, tanto per entrare, vedete come nel primo modo non sia possibile avere un allineamento biomeccanico adeguato. Quindi la biomeccanica, sapete cos'è, no? È rendere efficiente ed economico un'attività fisica. Quindi questo modo qua, io sposto subito in avanti la spalla dell'arco, attivo già i dorsali, vado in ancoraggio e in questo modo qua vediamo poi questo famoso trasferimento, mantenimento, mira, espansione, rilascio, come deve avvenire, perché credetemi, con l'arco nudo è facile dirlo, ma non incredibilmente difficile farlo, ma ancora di più capire come cavolo farlo, perché questa, c'è poca massa, poca roba che abbiamo a nostra disposizione. Ed è un grosso. E lo vediamo questo, e qua saltiamo via velocemente. Allora, un'altra cosa da dire per quanto riguarda la grip sull'arco nudo. Allora, se è vero come è vero che comunque la grip è una cosa abbastanza personalizzabile, deve essere personalizzabile, deve essere fatta in modo tale che riesco a allinearmi con buona economia e sicurezza, sempre di più, e questo l'ho visto dal 2006 in avanti, perché prima del 2006 non esistevano queste grip. Allora, dal 2006 in avanti, e lo dico il 2006 perché la prima grip che ho visto così me l'ha messa in mano Filippo Clini, con l'inclinazione della grip fatta in questo modo qua. L'inclinazione per un arciere destro, l'inclinazione verso destra. Ok? Io tutti gli archi, sempre di più, ora tutti, quindi dal 2006, sempre di più, ora tutti, ripeto tutti, hanno le grip con l'inclinazione in questo modo qua. Allora, io mi devo capire, molto probabilmente, che biomeccanicamente qualche mente sopraffina ha stabilito che debba essere così. Secondo il mio modestissimo parere, è del tutto fallace, deve essere al contrario. Non solo deve essere al contrario, ma deve essere come è sempre stata fino al 2006. Allora, saranno stati tutti stupidi fino al 2006? Ripeto, saranno stati tutti stupidi? Hanno fatto un record del mondo, tuttora imbattuti. Da allora in avanti i costruttori hanno pensato bene di fare le impugnature in questo modo. Non va bene, l'arco nudo non va bene. Non va bene perché mi costringe a fare come farei con l'arco olimpico, ad allinearmi in modo che per l'arco nudo è un grosso problema. Allora, questa era anche un'impugnatura che era stata fatta così, perché nonostante io l'abbia detto al costruttore dello Smartriser, questo vi ha detto, delle menti importanti hanno stabilito che l'inclinazione deve stare di là. Allora io vorrei conoscere queste menti straordinarie che mi facciano capire perché, ma vi assicuro che invece è molto meglio se sta al contrario. Se voi avete ancora a caso qualsiasi arco tipo Avalon, tanto per non fare un nome qualsiasi, Radial, l'impugnatura di fabbrica è fatta con questa inclinazione, ok? Come è stata fatta prima di adesso. Ora si trovano tutte inclinazioni al contrario, ho fatto altro che limarla e l'ho riportata in queste condizioni. O anche quando avevo l'altro Smartriser, cosa ho fatto? Mi sono fatto dare, che su quello non c'è, perché non hanno fatto un arco mancino, con quest'arco mi sono fatto dare un'impugnatura mancina. L'impugnatura mancina è perfetta. Per un destro. Per un destro.
l'impugnatura mancina è perfetto per un sito. Chissà perché l'hanno fatta così. Magari negli archi olimpici più famosi del mondo. Va bene, abbiamo visto, queste sono tutte cose classiche, questa è la posizione biomeccanicamente più deleteria, ok? Le altre invece sono almeno la seconda. La trazione ovviamente deve venire in linea con i necessari accorgimenti, l'abbiamo visti, no? Gli accorgimenti di preallineamento, a velocità adeguata e deve dare inizio alla back tension, esattamente come abbiamo visto che io riesco a fare con questo piccolo escamotage. L'ancoraggio al corrudo l'abbiamo visto. Scusate se vado un po' veloce, se no non finisco più. Vedete il pindu come andava in ancoraggio, adesso non lo fa più, se è più indietro, però andava in ancoraggio, e molti lo fanno ancora ora, con il dito sul canino. Questo di molti anni fa. Adesso non fa più così, è più indietro esattamente come me, anzi, per quanto riguarda l'ancoraggio, voglio ancora dire una cosa molto importante. Allora, l'errore più grosso che voi potete fare, e mi sento di dirlo questo, l'errore più grosso che voi potete fare a un arciere al corrudo è dirgli come deve ancorare. L'ancoraggio dipende dalle misure antropometriche, non dipende da come deve ancorare. Prima abbiamo visto che un ancoraggio può essere qualsiasi, ma dipende dalle misure dell'avambraccio o dalla misura del collo, da come lo ancoriamo. L'ancoraggio deve permettere di essere comodamente in allineamento. Dopodiché ancori dove vuole. Però un'indicazione di massima. Un'indicazione di massima si può dare, un bravo istruttore ti sa come farti regolare, sa anche delegare le sensazioni all'arciere in modo tale che lui possa capire qual è il modo migliore per ottenere un allineamento biomeccanicamente valido. Questo è importante, perché non esiste un metodo di ancoraggio a corrudo, esiste un metodo biomeccanicamente valido. Quindi beh, per quello che ho detto, devi delegare al tuo istruttore, al tuo arciere, le giuste sensazioni, in modo che il feedback, e poi avere un feedback. Lui deve saperlo, non te. Lui deve saperlo, non voi. È lui che tirerà le frecce. Voi dovete essere il tramite. Se no, ancora l'angolo della bocca tira come vanno avanti. No, gli allineamenti dovranno essere biomeccanicamente. L'ancoraggio deve essere biomeccanicamente valido affinché si ottengano le frecce. Nell'arco liquido è più facile. Sono sotto, è molto facile capire poi come sistemare. L'arco nudo sono per forza avanti, un dramma, un disastro. Un disastro perché devo essere assolutamente alto e laterale. È diverso, è enormemente diverso. Fermatevi, anche per dire che sto sbagliando. Ecco, qua vedete la mia patelletta come era fatta, ora non è più così, io ho trovato questo sistema, questo vi entrava qua nel labbro e mi creava un pre-clicker, in modo tale io sentivo la patelletta qua e poi back tension finché non toccava la freccia che mi faceva da clicker, tac. Tutto in modo estremamente veloce, forse Chris si ricorda, era una cosa clicker, via. Pur non avendo un allineamento muscolarmente valido, quindi le forze non erano minimamente allineate, ma la dinamicità e questa possibilità di non pensare comunque a cosa stava succedendo, ma solamente a queste sensazioni dovute
patelletta e la corda sul naso permettevano di essere estremamente precisi. Non fatelo. L'ancoraggio dell'uomo, cioè l'ancoraggio dell'uomo abbiamo visto, può essere infradito come questi due campioni, o anche tre dita sotto, come Fornasier per esempio, e questo spagnolo, Paolo Sacchetti. Trasferimento, anche qua diciamo sono sempre le stesse cose, i muscoli sono sempre gli stessi, le sapete tutti nel modo più assoluto, eh? Quali sono i muscoli dorsali da attivare? Il problema non è tanto quali sono i muscoli, perché li abbiamo letti sui libri, ma è come farlo capire ai nostri allievi, come poterlo fare. Adesso poi lo vediamo, perlomeno come l'ho risolto io. Cosa succede nell'arco olimpico? Questo lo dice sempre chi si clica, l'attivazione della bentensio provoca un'espansione del torace e l'uscita del fiume. Evita il collasso, rende possibile l'avanzamento del bicipite e dei pettorali, consentendo un miglior rilascio ed evitando le anticipazioni, e concentrandosi ovviamente nel modo più opportuno. Vedete bene, molto spesso, quante volte io vedo, ma è una cosa incredibile, soffermarsi a vedere arcieri che tirano in questo modo qua. Cioè, completamente disassati, per due motivi. Uno, che gli avete detto che devono stare in questo modo, all'angolo della bocca, e non riescono a fare nient'altro, non riescono a mettersi in questa posizione. Stanno qui. Questo si muoverà, oppure avrà delle torsioni, che sarà il peggio del peggio. Ma ce ne tanti, troppi, troppi. Bisogna portarli da così. Ah, così? Oh, io non sono un atleta, non sono il nulla più assoluto. Si può fare e fare. Perché provocherà meno errori del tiro. I controlli sono gli stessi che utilizzano, anche qua fermatevi, se io salto un po' di passaggi, ma i controlli sono sempre gli stessi, mano del braccio, contatto del viso, un po' della corda, la proiezione della corda sul riser, che ovviamente nell'arco nudo io consiglio, ecco anche qua una piccola cosa, molto spesso, questo viene un po' dalle scuole, molto spesso vedo che si vuota un pochettino la testa perché così vedo la proiezione della corda almeno sulla faccia del riser, ok? Vedo la proiezione della corda. Sapete bene che nell'olimpico la proiezione della corda deve andare esattamente a lato della diotra, vero, no? Perché io sono molto sotto e quindi la corda ce l'ho sull'occhio e quindi è molto più facile. Invece nell'arco nudo sono sul viso per motivi di stare più alto, e quindi molto spesso la proiezione della corda ce l'ho addirittura sul bottone. Non è un problema. Non occorre ruotare la testa, occorre stare in posizione eretta, bella, comoda, biomeccanicamente valida, ancoraggio, espansione. Ovviamente attivare il bentensio e il trasferimento e rilascio. Ok? E sono allineato. Ma se sei dritto però la corda sul lungo. No, perché la corda ce l'ho un pochino spostata di lato e quindi la vedo, non riesco a vederla come la vedrei con l'arco olimpico, perché essendo di qua di lato devo per forza piegare la testa per poterla vedere. Piuttosto che modificare il mio assetto tutte le volte, è bene che io abbia una stabilità che posso ripetere continuamente in modo più meno caotico possibile. Mi tolgo una variabile in meno, cioè, se non vi fa schifo. Però la corda in qualche modo deve comunque essere
la vedo, la devo vedere sempre nello stesso punto, ovviamente, perché la testa deve essere sempre allo stesso punto. Allora, sì, per concludere la faccenda, voi sapete bene che la geometria ci dice che da un unico punto passano infinite rette. Ok? Quindi, se è vero come è vero che io devo mirare in qualche modo, devo mirare, no? Allora, se io ho solo la punta della freccia per poter mirare, non è una collimazione, non può essere una collimazione, perché da un unico punto la geometria, quando ci sbagliamo, passa un'infinita rete. Quindi non so dove andrà la freccia, perché io la posso mettere, sì, nel centro del bersaglio, ma ho un solo punto a disposizione. Perché hanno inventato i fucili e le pistole? Perché hanno due tacche di mira. Io devo allineare le due tacche di mira affinché, sempre la geometria mi dice che tra due punti passa un'unica retta. Allora, tra quei due punti tra cui, di cui passa un'unica retta, posiziono la retta al centro del bersaglio e sono sicuro che la freccia andrà lì. Ho più probabilità. Quindi, se ho due punti, posso avere una collimazione certa. Ok? Ma nell'arco nudo, nell'arco olimpico, non ce l'ho, ho un unico punto. Qual è la seconda, oltre al mirino, la tacca di mira sulla volata e la diotra? Cosa c'ho? L'occhio e la testa. Ecco perché la testa, devo essere sicuro che debba sempre essere esattamente tiro dopo tiro, sempre allo stesso punto, sempre ferma nello stesso punto, se no avrei un fucile, sì, con una tacca di mira ferma, ma con una diotra svitata che balla in modo continuo, farò mai centro? A volte sì. Certo, certo, grazie di questa domanda, certo che sì, ma come un orologio rotto, come un orologio rotto. Diventerò un orologio rotto dove farò l'ora esatta due volte al giorno. Ma il tiro con l'arco non funziona così. Il tiro con l'arco funziona che quando è ora devo guardarla e devo essere l'ora esatta. E non devo aspettare che per combinazione sia il momento giusto. Adesso arriviamo al bello. Cosa vuoi dirmi prima? È ancora pertinente? Possibile. Sì, ne parlo adesso. Ne parlo adesso. Allora, abbiamo visto come si usa la punta della freccia, no? La punta della freccia si può usare in questo modo qua, contromirare, e quindi questo sarà il gap, cosiddetto gap shooting, quindi mirare in un punto per colpire un altro. Normalmente si mira sotto e vediamo anche qual è il modo migliore. Normalmente io consiglio sempre di tenere la punta della freccia a lato del centro. A lato del centro, ma vedremo, perché questo è il punto cardine. Quindi, piuttosto che sotto, io penso che sia meglio averla a lato, e vedremo perché è meglio vederla a lato, o meglio non vederla. Allora, ne parliamo poi dopo. Vediamo ancora un attimo il mantenimento dell'espansione, sempre le stesse cose, no? Fermatevi senza paura se qualcosa non ve lo ricordate più. Il rilascio aderente in linea non può essere pilotato, sapete benissimo, se si stacca la mano non è allineato. Se la mano scivola sulla guancia ho più buone probabilità di avere un tiro più allineato. Il follow through ci permette di mantenere la tensione sul bersaglio fino all'ultimo momento, eccetera, 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 eccetera. Me lo insegnate voi, no?
come se un corridore che corre 100 metri pensasse che a 100 metri sia finita la gara, rallenterebbe anche solo senza pensarci, invece deve pensare che la gara dura 150 metri perché il traguardo lo devo tagliare al massimo della velocità. La stessa cosa vale per il tiro con l'arco. Il rilassamento psicofisico è una cosa molto importante che viene un po' tralasciata, no? Viene un po' tralasciata perché specialmente l'allenamento, anzi normalmente no, uno dice, ma non lo faccio mai. Quando tiro, ok, si dice faccio un bel follow through, quando lo faccio, e poi però questa fase è molto importante. È molto importante perché è una cosa che è appena successa che mi permette di acquisire informazioni a me, a certo, non al... Quindi voi dovete puntare molto su questo punto, su attivare il rilassamento psicofisico, quindi il reset, ma soprattutto la percezione delle sensazioni riguardo poi all'impatto che è avvenuto. Quindi se abbiamo qualcosa da modificare nell'arciere, ricordate, è molto più importante di voi, e questa è una cosa che sempre meno viene. Vediamo qua, rilasci un po' in tutti i modi. Alla Pindu, lui è atleta, lui può farlo, la rilasciare. Anche il lombo, vedete anche la mano come è morbida, Marco Montremolesi, campione del mondo. Questa è una croata, molto brava, la nostra Giulia Barbaro, una delle atlete più titolate d'Italia. Dimentichiamoci. Quattro campioni del mondo. Più di Pindu. No, più di Pindu nessuno. Una volta stabiliti i contenuti della sequenza di tiro, l'arciere deve ripetere accuratamente i gesti e posizioni, stabilizzare e dosare lo sforzo durante l'intera sequenza secondo ritmi appropriati, distinguere e organizzare diverse azioni che spesso vanno svolte contemporaneamente. Beh, questa è metodologia. I passi contenuti che compongono la sequenza di tiro sono dettati dal livello e dalla capacità dell'arciere, ovviamente. La sequenza di tiro aiuta l'arciere bla 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 bla, e questo ve lo leggete, ovvio, no? Fanno parte poi della tecnica di tiro. Compito di ogni istruttore è che tali fondamentali vengono acquisiti e sviluppati già dall'inizio della tecnica. Prima della mira, che la vediamo dopo, questo è interessante. Come mi alleno la bagna? Okay? Dimmi. La respirazione? Sì, lo facciamo dopo.